Amici di Potere Robotico, siamo qui riuniti per la recensione di fine anno. Di inizio anno, perché oggi è proprio il primo. Ah, mi scusi. Sì, sì, sì. Cioè, quindi lei, cioè, noi rompiamo le palle anche il primo dell'anno. Lei mi sta dicendo, straccione, che il primo dell'anno del 2020, sì, proprio comincia di domenica. Bravo. E la madosca. E quindi noi romperemo le balle sia a Natale, che le abbiamo già rotte, sì, sia adesso. Ma fantastico. E poi le romperemo anche per la Befana, però il giorno prima. Quindi, se vi siete già ripresi quindi dai bagordi di fine anno, starete guardando noi. Esatto, se no fate bene a dormire. Sì, o fare anche dell'altro. Esatto. Comunque, questa quindi è la prima recensione dell'anno. Abbiamo il Baikan Fu della Sentinel, che mi sono tenuto proprio per voi del mio acquisto di Novegro, che ringrazio molto Dr. Toys, bravo, Marco Conte, che io ho fatto questo acquisto a Novegro, e lo cito perché mi ha trattato benissimo. Tra l'altro, durante la trattativa di questo modello qua è successa una piccola gag che lei si ricorda, no? Probabile. Beh, adesso gliela gliela rammento. Allora, mentre eravamo là, che io stavo confabulando con Asso, no, per l'acquisto. Ma quel tipo che è venuto a nasare dentro la nostra... No. Anche perché lì era dopo. E quando io praticamente ho detto, mi ero accorto, ho detto, ma non è quello Bandai, quello lì è quello Sentinel. E allora ho detto, però... Ah, ho capito. Però sì, che bel prezzo che ha, parte già da 200 euro. E allora mi sono messo e ho detto, non so se l'ho detto anche con lei o l'ho detto... No, io l'ho saputo dopo. Ah, lei l'ha saputo dopo. L'ho detto con Asso, ho detto, guarda Asso, se me lo dà 150 euro, io lo compro. E Asso mi fa, oh no, non è possibile, non ci posso credere, cioè, non è umano. Non è attuabile. Non è attuabile. Ho detto, guardi, io ci provo. Se va male, va male. Se va bene, va bene. Beh, guardi, se ci riesce, io le pago il pranzo. Ho detto, vabbè. E io non gli ho mica chiesto niente. È lui che proprio si è buttato fuori. Ho detto, vabbè. Allora, sono andato là. In 3 secondi ho detto... Intanto lui è venuto, Marco Conte, è venuto verso... sensei, piacere. Ho detto, guarda. Cioè, lui già conosceva già, sì, esatto. Ho detto, piacere. Guarda, io ho visto, mi sono accorto che questo qui è il Baikan Fu Metamorphose della Sentinel, e ho visto che già fai un buon prezzo, però, dato che io sono un po' pioccione, un po'... Se prendi 150 euro, lo prendo su. Lui fa, no, dammene 160 e siamo a posto. Ascolta, prendi 150 e va bene così. Boh, lui ha preso i 150 euro e sono andato da Asso e visto... Che... E quindi? Che me l'ha dato? E quindi? Dopo sei andati a pranzo, il pranzo non l'ha pagato. Ma si vede che si è dimenticato. Ma non lo so. Però Asso, tra l'altro, poi anche tutto il giorno che gli amenavo anche per le flessioni, niente. Cioè. Vabbè, dopo le flessioni era dura. Era, cioè, tutte chiacchiere, niente. Tutte chiacchiere a distintivo quel ragazzo qua. Vabbè. Niente. E quindi vi abbiamo raccontato un po' il siparietto che è successo a Novegro. Dopo questo siparietto, visto che è il primo dell'anno per voi, ma per noi no, un po' prima, è l'ultimo dell'anno, infatti noi siamo qua a recensire, sì, proprio l'ultimo. E poi dell'anno. Lei stanotte si metterà lì a fare sul video, no? Certo, no, certo, come straccione. No. Quindi io aprirò la bottiglia. Bravo. Che tra l'altro, cioè, stasera abbiamo anche un pubblico. Un ottimo parterre abbiamo, dunque abbiamo il signor Bottegaio, che viene sempre in divisa ultimamente. Ovviamente. E poi abbiamo anche la signorina, ha un nome strano lei su YouTube, Irina. Kunderina. Com'è la? La Kunderina, la signorina Kunderina. Sì, che tra l'altro insomma... È una roba un po' desueta. Una roba un po' strana. Sì, che non va mica bene. Noi dovremmo, infatti... Siamo imbarazzati. Sì, poi non sbagliatevi, cioè... No, è solo per stasera. Sì, poi non... una cosa più unica che rara. Sì. Vada. Mi faccia fare il botto. Ce la facci. Ce la fa? Spaccami la vela. Ecco, non distrugga qualcosa di... Che là c'è una specchiera, eh. Ma è lontano. Ma può arrivare molto lontano un tappo. Lei non teme? No. Allora faccia. Pensa se becca uno dei suoi Gundam là in cima. Beh, ma sono in plastica. Olè!
Ma c'è, ci sono andato vicino. Venite con qua, le bicchiere. Si avvicini anche lei. Figo. Che la schiuma, che la schiuma. Fa il fuoco. Bom, bom, bom. Mi fermo? Zamme, no. Bella schiuma che detti fuoco. Vabbè, ma io... Io ci ho provato, ma il risultato... Anche io l'ho bevuta tanta, ma... Addirittura lo straccione ci prova ancora adesso bevendo la Fanta, ma vedo che... Non c'è maniera. No, anch'io ho provato a cercare di seguire un po' l'esempio, ma... Fanta è la cosa che ti scatta. Poi non mi piace neanche tanto la Fanta. Ti piace l'altra marca? Sì, no, la marca è la stessa. Ah, ti piace la Coca-Cola allora? Sì, beh, la marca è sempre quella. No, io pensavo che ti piaceva l'aranciata San Pellegrino. Ah, San Pellegrino. Lasciate esagerata. Esatto. Molto francese. Niente, adesso che facciamo. Silenzio. Ma che stiamo contemplando il vino che vorremmo bere con... Con gioia. Con gioia. Allora. Salute. Salute. Allora, amici, amici, siamo qua. Amici. Tra l'altro forse adesso dovrei anche fare... No, visto che vale il primo dell'anno non serve neanche il discorso di fine anno. No, non vale neanche. Non vale neanche, guardi, tanto cosa vuole dire? No, niente, che potere robotico, comunque tra varie vicissitudini, continuerà a recensire robottoni, anche se lo straccione non vuole, e visto che anche voi non volete che i cavalieri vadano la domenica, niente. Ma, no, sì. Ma il bottegaio dice di sì, ma in realtà è no. Ma, cioè lui vuol dire di no. Beh niente, comunque la vostra. Sì, 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 auguri, auguri. Auguri, auguri. Che buona botta, È millesimato. Sì. È buono. Va bene. Ti piace? Non è troppo... Molto bene, molto bene. Quanti minuti di inutilità abbiamo già fatto senza ancora aver fatto? Più o meno 8. Bene. Più o meno 8. Niente, andiamo al contenuto. Andiamo al contenuto. Allora, tanto vi faccio vedere anche la scatola nel suo... Le dovrei chiedere, però adesso l'alberello l'abbiamo visto, però le dovrei chiedere... Di spostarlo, lo sposti. Di toglierlo un attimino, poi dopo magari ricompare. Va bene, tanto è tutta scenografia... Sì. Allora, vediamo un po' come si presenta il contenuto. Lei l'ha già palpato? Sì, sì. Mm. Sì, sì. Era aperto, non era sigillato. Facci, facci. Soffra, soffra. Maronna. Abbiamo due bagagli. Due ce l'ho. Polistirolo. Due zone. Vado, glielo metto sopra. Quello che non volevo vedere. Vabbè. Ecco così. Abbiamo due polistiroli. Sì. E abbiamo due box. Allora, vediamo cosa è contenuto nel box A e cosa sarà contenuto nel box B. Molto bene. Il contenuto del box A. Me lo alzi. Molto bene. E abbiamo il Kenryu. Kenryu. Non so come si chiama. Va bene. E vari scudi, mani e cagate varie. E poi abbiamo il contenuto del box B che posso immaginare. Cioè, potrete già immaginare che cosa potrà mai contenere. Sì, sì, beh, sì. Le istruzioni. Quello della girata rovescio. E ecco qua quel che è contenuto, ossia il Baikal-Fu con le spadone varie e questi due arnesi qui che sono dei copri pistola, dei copri ogiva. Bene, allora ecco qua. Ah, lo tira fuori senza vergogna. Sì, ed eccolo qui. Che bello. E abbiamo il nostro robot, diciamo quello finale. Tra l'altro sì. Io purtroppo, ragazzi, mi dovete un po' perdonare perché non ho preso sul Baikal-Fu Bandai per fare una comparazione, però vabbè. Purtroppo ce l'avevo sommerso sotto migliaia di scatole. Scatole ci ho provato, un debole tentativo avevo tentato di farlo, ma è stato dopo che mi sono reso conto della situazione veramente critica critica difficile,
Ma qual era quello? I Guardian che andavano dentro là? No? Sì. E questo è... Ha la stessa funzione. Stessa funzione. Cioè, Baikan Fu è un Guardian probabilmente più moderno comunque, sì, perché viene dopo. E forse anche più cagato a questo punto, perché Guardian non ce l'ha fatto nessuno, se no CMS. E l'Arcadia. No, la Marusan. Sì, scusate, quando l'ha rifatto. Esatto. E la Evolution Toy. Anche l'Evolution Toy? Sì, carissimo. Beh, allora... Allora no, allora no. E forse, forse ce lo farà Bandai. Esatto. Il Baikan Fu invece Bandai ce l'ha fatto in, come GX39, GX39R. Sì. Quindi l'ha cagato di più, diciamo. Decisamente di più. Tra l'altro dovrebbe essere uscito anche una versione, o comunque è stato fatto il pre-order del Mini Pla adesso qui. Questo. Ah, c'è anche il Mini Pla? Sì. Del Guardian? No, del Baikan Fu. Ah, beh, allora. No. Non... E, che doba... Ha voglia di star su quello lì. Sì, come me. Adesso lo lasciamo lì un attimo. L'unica cosa che, infatti, volevo dire, però essere un attimo preso dal cercare di mettere su quell'omino lì del cavolo, il Guardian, in realtà c'è Daigo, Protheser, Gellinger e Garbin. Sì. E dato che Daigo entrava dentro a Protheser, che era il primo robottino, qui invece il protagonista o diciamo il pilota, è già lui, diciamo. Diciamo che poi dopo lui si è una sorta di cyborg, okay, ecco, per intenderci, quindi non ha bisogno di entrare dentro al primo, lui è già robottino, è una roba del genere, e quindi viene saltato, come dire, un passaggio nella... Questo è un incrocio tra Kyashan e Gordia, può essere, però non avendolo mai visto non sappiamo un cazzo di questo fatto animato, sostanzialmente no. Bene. E nemmeno lei estrazione, che diciamo che è quello più ardito ma tra noi, quello che si va a buttare sulle serie vecchie, sì, anche sì, quelle veramente balorde. Sì, ultimamente cioè, lei... cose strane. Cioè, si è buttato anche a vedere Govaria, mi sembra. Sì, ce l'ho fatta. Ho visto praticamente 35-36 di nullità. Sì, quando sarà ora ne parlerà. Meno male, no? Così ci... Però... Probabilmente Govarian è stata una delle serie robotiche più brutte che ho visto, insieme a Raiden. Ah, ok. Insieme a Raiden, vomito incredibile. Sia Raiden che... Raiden ho visto tutte e due, E Raiden, che mi sembra che con lui siano tanti episodi. Qui sono addirittura 50. E ce l'ha fatta tutti? Penso di sì, però distrattamente, insomma, intanto ti guardi in porno, intanto per passare il tempo. Sì, anche perché effettivamente, adesso sono un po' fuori di tema, sì. Però se si parla di Raiden, si parla poi di un cartone animato dove... Arriva il mostro. Ok, arriva... classico. Sì. Govarian è un attimino più articolato ma fa schifo. Ma non tanto nella storia, è molto più brutto come produzione. Ok. Baikan Fu non lo so. Non lo, nemmeno io. Non però, avendo visto che è stato fatto da Bandai, Sentinel ce lo ripropone, eccetera, forse ha un suo perché. Almeno un pochino di più, però secondo me Baikan Fu, come Govarian, eccetera, fa parte di un periodo veramente oscuro per i robottoni. Perché era più o meno lo stesso anno, quindi. Perché Govarian mi sembra vecchio, comunque. 82-83. Allora sì. E secondo me qua siamo... Diciamo che abbiamo passato il periodo d'oro. Sì, sì, dei robottoni, che diciamo c'è stato... C'era la flessione. C'era la flessione già... perché Raiden era proprio nel periodo d'oro. Non è stato probabilmente sì, perché mi sembra che fosse il 76 sì, o sì, sì, è più vecchio, era nel periodo veramente d'oro. Baikan Fu arrivava già nel periodo che si cominciava già a, era già uscita la prima serie di Gundam, era già uscita, penso anche Macross, che era del 82, più o meno, e quindi ci si affacciava già alle, alle serie real. Io credo che ci sia una generazione di robottoni divise in tre parti, cioè si parte da un Mazinga Z e si arriva fino a un Gundam, poi c'è un Gundam fino ad arrivare a Evangelion, ed Evangelion c'è un'altra generazione. Io invece la vedevo in una maniera un po' diversa, vedevo una linea di demarcazione tra nuove, ma questo è un concetto mio che mi sono creato da tempo, ma che non ha nessuna scientificità in quello però io buttavo lì invece. Facevo un anno che faceva da spartiacque tra nuovi e vecchi, che per me, uno solo, che per me praticamente era l'85, esce Dankugar nell'85 e Dankugar per me è l'ultimo dei vecchi. Ah, l'ultimo dei vecchi, e il primo dei nuovi? E dopo nell'86 non so che cosa. No, funghi, però dall'86 in avanti non riesco a dire. Ah, ok.
Potrebbe essere anche Evangelion, che però è degli anni 90. Ne arriva dopo. Degli anni 90, 90-91. 92. E però dall'85-86 fino al 92... Forse c'era Dragonar. Però è uscito poco. Sì, poca roba, sì. Cioè, fino agli anni 80 abbiamo visto serie robotiche incalzanti una dietro l'altra. Poi dopo c'è stata una flessione. Madornale. E adesso c'è nulla. Adesso non c'è niente. C'è qualcosa che tiene su poco, una baracca mattini, è il brand Gundam. Sì, e basta. E Macro, gli Origin. Sì, belli, sì. Ma allora. Comunque, ma parliamo di questo Baikan Fu Sentinel. Se è un prodotto migliore del Bandai, se è meritevole e se ne vale la pena. Il prezzo è quello? No, più o meno? Assolutamente no. Cioè Bandai è più violento? No, Bandai è molto meno violento. È meno violento? Sì, perché comunque un Baikan Fu anche nella versione R che passa comunque i 200 euro. Qua però passiamo i 300... Cioè, qui possiamo arrivare anche fino a 500. La Madonna! Sì, caro mio. E da dove salta fuori il suo prezzo, quindi? Non lo so, io... Vede che il signor Marco Conte ha comprato... No, è questo che io non mi spiegavo. Allora, io lui mi ha detto un piccolo particolare, che adesso se andrò No, adesso se vuole dire... Andrò incontro qui. Barranti. Vedete qua Dream Z Toys? Sì. Da dove proveniva questo Baikan Fu? Quindi... Da Valencia qualcosa è arrivato. Però... Direi di non andare oltre qui. Sì. Rischiamo la mafia. Non lo so, non lo so. Cioè, non lo so che cosa rischiamo, però aveva quella cifra lì. E noi siamo contenti. però, io l'ho preso con grande ingordigia quando l'ho visto a... Infatti mi ha stupito. Per quale motivo? Ma perché non pensavo che lei fosse attratto dal Baikan Fu in questa maniera? Non ero attratto dal Baikan Fu, ero attratto dal prezzo. No, ho capito. E anche perché, dato che io comunque vi ho detto più e più volte che stimo Sentinel, okay, per i prodotti che fa, ho detto, un metamorfoso a 150 euro me lo porto a casa, se no non sarei degno del nome che porto. Vabbè. E quindi mi sono fatto proprio ingolosire da questa cosa, però vi posso già dire che secondo me è il metamorfoso peggiore che lei ha avuto in mano, diciamo. Sì, anche perché più o meno li ho avuti tutti in mano i metamorfoso, tranne che il Black Sarena. Una Desi. Il Gravion era sempre Sentinel? Assolutamente sì. Okay. Il Baikan e il Dankuga, che comunque ho visto. Sì, e sì. Che poi ne uscirà una versione, come dire, che io. Ok. Che sembra promettere molto bene. E poi cos'altro c'era? Non è che sono usciti tanti in Metamorphos. Ma hanno fatto. A parte che Sentinel fa molti Getter anche. Quelli sono Riobot. Riobot, sì. E uscirà poi il Sol Gravion. Ok. Nel 2020, però. Sì. Già inoltrato. Quindi ho detto, il prezzo è talmente buono che vado. E sapevo anche, soprattutto a me, questo Baikan Fu, dalle foto e dai video che ho visto, mi piaceva molto perché rispetto al Bandai fa vedere molto meno gli spazi vuoti. Mm-hmm. Ed è la cosa che mi ficcava molto. Però ora, adesso io straccione, la vorrei invitare un attimo. Adesso questo lo sposto. Io le chiedo, provi a sollevare l'Enryu e poi l'altro robottino. Ma proprio a sollevare... Allora, prima questo e poi quello? Sì. Mm? Sì. Hanno lo stesso peso. Sono leggerissime. Non c'è nulla. Sono vuotissimi. Sono quasi da... Sono quasi delle patatine. Sì, perché sono cavi. Sono cavi. Sì, ma però tu puoi fare una cosa cava anche magari... Però ti ha su anche quello lì. Ma quello più grosso. Quello lì è un po' più peso. Sì, però ti dà proprio l'idea di leggerezza. Sì, non c'è niente. Sì, sembra...
Ma l'ha montato lei dalle patatine. È stata una roba un po' deludente da quel punto di vista. Sì, perché so che lei ci tiene il peso, lei quando prende in mano una almeno un pochino. Sì, perché... Perché poi sulla prendere quello grande. Sulla forma estetica. Più o meno. Sulla forma estetica e sulla colorazione io non posso dire niente. Beh, insomma, aspetta un attimo. Beh, però... No, ferma un attimo. Cioè, questo qui comunque 4 etti di Sì, anche perché c'è il piedone in mezzo. Porca vacca. No, beh... Allora, per ricordare, cioè, sei... Non so che no, sono leggerini, dai. Sono leggerini, no, certo, mamma. No, ma non era molto, dai. Po. 12 grammi? Vabbè. No, ma io sto pensando... Adesso andiamo con l'aereo. Beh, io ho detto 50 grammi, in realtà ne ha 67. Vedi? Cioè... Così secondo me è passa di 3,50. Sì, che comunque... Beh no, figa, un po' di peso c'è, cacchio. 480. Figa, quasi mezzo chilo. Che con gli altri due il mezzo chilo lo passa. Allora, abbiamo visto che comunque... magari ve lo ripetiamo, allora il bottegaio ci ha detto che i piedi sono in metallo, se non è il retro delle cosce è in metallo e quello spuntone qua io ho notato che è di metallo. Sì, confermo, è vero, tastando il freddo. A me quello che non piace esteticamente di quel robottone qua, non mi piacciono tanto questi un po' tuberanze e quei piedi qua mi fa un po' più... Cosa c'hanno? Sono grossi? Fa schifo, cioè hanno una forma... sì, ma sono piedi brutti. Sembra quelli del gigante d'acciaio, dai là, del gigante di ferro. Poi quei due ciucci lì di fianco sulle spalle non mi piacciono neanche a me. Dipende poi, qui in questa artwork eccetera, comunque ci sono nel robottone. Però adesso onestamente forse se avessimo qui il Bandai magari vedremmo differenze e pregi. Perché probabilmente sono meno protuberanti quei bagagli lì. Vediamo, dai, cerchiamolo un attimo. Dai, conti, lo cerco io. Sì, vada. Lei... Vi faccio vedere un attimo le istruzioni, naturalmente, almeno quelle a colori, con tutti gli accessori. Ecco qua come dovete posizionare per posizionare all'interno dei vari robottini. Qui vi viene fatto vedere quello che va bene e quello che va non va bene e che quindi io non farei e va bene perché tanto alla fine non si vede niente del... Ah, quindi non li mette insieme? No, perché sennò... È la stessa roba, lei dice. Poi bisogna togliere alcune parti per poi... vede qua, bisogna togliere i pugnettini e le spalle. Era così anche Bandai o era più semplice? No, era più semplice, soprattutto non dovevi togliere parti aggiuntive o... Completamente diverso. Io vederlo così è diverso. Però com'è diverso? Completamente diverso. Beh, questo probabilmente è anche una rivisitazione. Come, un pochettino. Come posso dire che secondo me il Bandai è un filino più carino. Da vederlo così? Un po' più armonioso. Mi sa, però è pieno di buchi. Me lo mette vicino alla... Però quello che voglio dirvi è che è pieno di buchi, vede qua, qui hanno messo dentro le dummy parts. Sì, dopo i tappi. Però no, da vederlo così sembra più bello. Sembra più bello, secondo me. A me le parti... È chiaro che un po' di parti di buco c'è comunque anche qui, perché bisognerebbe magari avvicinare e si nota meno, cioè, vedete che anche qui comunque... Beh, certo, anche perché si... Il della trasformazione, sì. Ma io non però nel design del robot lì mi sembra molto diverso. Questo qua è proprio robot, questo qua mi sembra un po' più... Sembra quasi un samurai, anche ha quella conformazione... Un po' più armonioso, però. Samuraiesca, adesso avvicino un attimo qua. Ma si può anche ficcarlo uno dentro l'altro, però vediamo un attimo. Beh, ma se lo vogliono, per me se lo possono anche comprare per mettere uno dentro l'altro. A 150 euro mi sembra un... Secondo me è un promesso. Esatto. A 150 euro comunque è alquanto difficile trovare comunque la versione Bandai. Cioè non è un prezzo alla soglia della borghesia. Cioè, è il limite estremo della borghesia. Poi dopo c'è la nobiltà.
Esatto. Ma andai comunque avvicino ai 300, forse. Beh, dopo dipende anche di occasioni. Sì, ma io guardo più o meno il prezzo eBay qua. Anche perché poi la versione normale del 39 è scesa di quotazione perché è uscito il 39R. Ah. È uscita la versione, dato che sono uscite due versioni, come è uscita per il Gunbuster, come uscita, come uscirà per il Trider, per il Daltanius, per come è già uscita invece per il God Sigma, poi quali altre versioni? Beh, Mazinga non ne parliamo di quante versioni R tenga. Sì. Ah, no, faccio io che lei deve parlare. Esatto, faccia anche per me. Quindi, voi, non allora, tanto da casa, ma voi mi suggerite che... No. Ma io eviterei la messa dentro, anch'io. Diciamo. No, ma sono favorevole, guarda. Lo so che lei è favorevole. Sono particolarmente anche favorevole. Perché mi ricorda un robot già recensito a cui gli si era spaccato un pernino, più o meno il colore era quello, che si era anche incazzato parecchio quella sera lì. Beh, boh. Sì, ho visto una recensione. Che doveva unirsi a un altro robot, ma adesso mi ricordo più. Rosso? Sì, ma sarà stato uno rosso. Ah, beh, dai, Zengar, forse quello lì, quello. Beh, allora, visto che magari non facciamo cose varie e aggiuntive, voi magari anche con un po' di partecipazione, eccetera. Se possiamo, volentieri. No, ma allora io adesso posso ruttare e dire quel cacchio che non voglia, perché no, questo sì, non è... Perché io non ho seguito bene, ecco, poi vi spiegherò... Questo non è un... canale da bambini. Esatto. Un vino da bambini o un canale da bambini? È un canale per bambini, non lo è. Ok. No, detto che e forse siamo già... Forse abbiamo già passato... Sì. La verifica? La verifica, però si vedrà. E la verifica verrà fatta... E questa prova del 9 verrà fatta, cioè noi ci accorgeremo. Ah, non è già in vigore, no, del primo dell'anno. Ma lo vuole posare? Sarebbe... non lo so, vuole. Mamma. È un po' instabile. Ah, ma... ci mettiamo qualche armetta. Gli mettiamo almeno una qualche armetta. Sì, dai, sì. Ferma. Ci sono delle rotture? Sì. Almeno. Siamo ritornati, ma non si era rotto niente in realtà. No, era perché il bottegaio non si ricordava che comunque essendo dei robot a matrioska sì, si devono aprire i vari pannelli per farli entrare. Yes. Il gatto si è cagato addosso, infatti è andato un attimo in bagno a pulirsi, ha paura. ma tutti mi temono qua nella... No, non temevo il sensei, temevo il portafoglio. Guardi, se lei ha paura di 150 euro... No, ma a me dispiace... Ecco, quello sì, però lei non deve aver paura di... Non abbia paura, di bazzecole, perché si parla di bazzecole. Dice, no? Che sì, comincia sì, a sulla nobiltà o bassa borghesia? Ma questo è stato preso da Borghese. Da anche, Borghese? Anche se in teoria dovrebbe essere un modello nobile. E quindi, ragazzi, già vi abbiamo rotto le palle. Sì, facciamo il pagellone. Il consueto pagellone di prima della cosa, se ho sincero. Anche due. Le piace di più questo o il Bandai a lei? Ma allora, io per giustificare il mio acquisto. No, non dovrei dirle questo, ma in realtà un po' mi cruccio del fatto di non essermi portato appresso il Bandai. Vabbè. E non ho trovato sotto le migliaia di scarpe nella versione normale della versione R. E magari adesso ci potete anche dire, ma tanto se sei conto delle balle non ce l'ha. No, beh, ce l'ha perché l'abbiamo fatto anche. Beh, potrei averlo anche venduto. Sì, vabbè. Quindi l'ha posseduto. Sì, ma tutte e due le versioni. Però un po' mi cruccio per non aver fatto comunque anche per voi questa comparazione, che comunque sarebbe stata interessante, un plus anche per una volta tanto scontriamo Bandai nel suo stesso campo contro un'altra casa e vedere se le prende o se le dà. Allora io ho la sensazione che questo le prende anche a me. Un po' devo probabilmente a consenso di poi, prima di prenderlo in mano avrei detto che questo qui lo distruggeva il Bandai. Ora, dopo averlo spalpazzato, devo dire che in realtà le prende. Per il fatto che il Bandai non è perfetto come Baikanfu, ma come non è perfetto nemmeno lui.
ma nemmeno no. E il Bandai comunque è più semplice nella trasformazione, è più stabile come posizione, mantenimento della, del tutto, e quindi sì, no, vince ancora una volta Bandai. È chiaro che, ripeto, andate in giro, ve lo trovate a 100, non è il formaggio fantasma, non è il fantasma formaggino. Io ho preso anche paura, anch'io sinceramente. Arriva, va bene, sì, in maniera molto leggera. Bene, detto questo, quindi andiamo per il pagellone. Vadi. Questo pagellone. Vuole intanto girellare quello più grosso, è lo stesso. No, non girelliamo niente. E lei comunque non si è fermata, no? Sta ancora riprendendo. Sì, sì, sì. Allora scriviamo Baikan Fu Sentinel. E la Sentinel è sempre giapponese? O è... Sì, 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 assolutamente. Non sono... No. Beh, allora, le posso dire, comunque, questo è il peggior metamorfoso uscito fino a... Allora... Perché il God Gravion è strepitoso, il Soul Gravion sarà altrettanto strepitoso, il Dankuga, che comunque ho spalpazzato, posso dirvi che è molto, molto, molto bello, il Black Sarena... che è sempre Metamorphose, a questo punto per aver visto lui non lo so, mi fermo perché c'è il Bandai che costa molto meno e a me un Black Serena manca in collezione. A questo punto, ma quasi quasi mi dirotto sul Bandai, semmai prenderò un Black Serena, sì, ma sì. Oramai sarebbe ora di prenderlo, sarebbe ora. Non ci vuole pensare lei, straccione, sa che eravamo lì per prenderlo, sì. E poi ne abbiamo preso un altro, esatto. Allora, impatto estetico di questo terzetto di 7. Sì. Non di più. A me piace più il blu che il rosso. Sì, ma anche a me piace più. Però questa cosa qua, lei, se lei non... Anche, lei non c'era, sì, sì, anche nel... L'avevamo detto anche nel Bandai. Sì. Il blu, il Keryu, però là c'era anche tanto metallo. Sì, sì, sì. Cioè, sì. Il Keryu proprio lo stracciava, questo. Sì, sì, sì. Sì. Ma ecco, anche perché poi penso che lo straccione, la versione stracciona del Baikan Fu, che in realtà non esiste, ma esiste la versione straccione di questo, mi fa pensare che tanti piaccia molto di più questo che quello più grosso. Bisognerebbe vedere la serie a questo punto per capire il significato anche di questo Keryu, che viene goduto particolarmente. Esatto. Va bene. Materiali 6. Verniciatura. Allora, a me piace tanto però quel rosso lì, è la cosa più bella... No, quel rosso lì è bello. È veramente... È un bel rosso. Quello lì è, quindi, anche il dorato. E soprattutto no, non c'è... dorato no. No? No. A me piace. È un po' senape, però sì. A me non dispiace. Quel non dorato. È ben lucido, cioè non dà l'idea del dorato, proprio senape, ha ragione. Ma quel rosso lì è fantastico. Comunque io sulla verniciatura, che non ci sono difetti di sorta, eccetera, io il 9 glielo do tutto, almeno quello. Posabilità, e se non senti dovrebbe essere iperposabile. In realtà lo sarebbe, ma ci sono tutte le giunture un po' molli, quindi io mi fermerei sul 6. Poi naturalmente pace al nostro amico Asso, che lui rompe, me lo immagino già che sta rompendo le balle. Scusi un attimo, magari non è che acquista la posabilità con tutti i robot all'interno. Ma non lo so. Forse un po' più di rigidità, di... Ma non lo dica, che non l'abbiamo fatto, che non so, rompa le balle, stia zitto, la prossima volta, anche quando interviene così... Magari dicendo che è una cosa intelligente, lei si prenderà una stringa. Accessori, allora vediamo un attimo. Beh, gli accessori ce n'è, sì. Manca però sempre la macchinina e il display stand. Esatto. No, vabbè, abbiamo le manine, le armette. Anche che nel Bandai l'unica cosa in più che c'è rispetto a quel che vedete. C'è una sorta di espositore per metterci le armi e per ficcare il robot, cioè il cyborg, il pilota comunque. Sì. Ah cacchio, adesso figlia, ma lei non me lo ricorda mica. No. Che nella versione Bandai c'è anche una fighetta che dà supporto. Non me lo ricordo, non lo ricordavo. E c'è proprio robot, c'è anche
lei che è una sorta di cyborg femmina. Sì, 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 che qua non c'è. Che qua non c'è. Quindi accessori qua io comunque un 6 glielo do. Trasformazione. Boh. Ce l'ha sostanzialmente. È agnostica, rompiballe, quindi comunque è da 4. È da 4. Non ti fa venire la voglia di farla. Confezione. La confettura è bella. No, senti, cioè fanno quelle cose che piacciono a me, ossia queste artwork che sono veramente fighe. E dietro ti fanno vedere il robottone in tutta la sua figaggine. Esatto, che sembra decisamente più figo di quel che è. Sì. C'è molto più di quel che vedi. In questo caso qua, secondo me sì. Quindi la confezione è da 9. L'incazzatura, boh. Non avendo neanche provato a fare la trasformazione, io l'incazzatura gli do un 3. Ogività. Vediamo se sei politico. Boh. Sì. Io l'ho buttata lì. Sì. Me l'ha servita. Ma no, gliel'ho servita io quando ho detto boh. Cioè, dopo mi ha legittimato. Cioè, un Baikan fu proprio. Come dire, si ogni soldi. però, se uno gli manca. Giustamente. O prende quello, sarà prende l'altro. Signor Nessuno, ma vedo che lo fanno varie case. Ma sì, ma non ce l'abbiamo nel cuore, Signor Nessuno. Pensavo dicessi dell'altro. No, il culo ce l'abbiamo quando l'abbiamo comparato. No, quando eventualmente, no, eventualmente è, l'abbiamo comparato. Rapporto qualità-prezzo. Allora, io mi baso sul prezzo ufficiale, che è da... vediamo se c'è una sorta di... Prova a guardare qua sotto. No, non viene specificato. Comunque, quando si va in mano a un Metamorphose, si va in mano a una roba nobile. Una roba nobile che comunque tu ti metti prono e vieni perforato. E il tuo portafoglio... E devi essere felice di essere perforato. Esatto. E se tu paghi con carte di credito o con il tuo portafoglio, tu sai che tu in quel momento lì, prima di comprarlo, avevi dei soldi nel portafoglio. Ora ne hai meno. No, ora non ce n'hai più. Praticamente quando gli arriva vicino a carte di credito, ce ne più. Ah, beh, anche quello sì. ti asciuga tutto. Quindi il rapporto qualità-prezzo, saremo comunque minimo quell'affare. Qua di listino costa 300 euro. E quindi il rapporto qualità-prezzo per me è da 4. Giudizio in finale, ragazzi. questo mi duole. Cominciamo l'anno male. E cominciamo l'anno con un 5,5. Sentinel qua, sei bocciata. E ora vi dico. E quindi per dimenticare, beviamo. Esatto, e vi dico anche una cosa in più. Volevo vedere quando era stato fatto quella. Secondo me è sempre sotto. C'è una data. Made in China. Union Creative. Ma ci deve. Ah, tra l'altro questa qui è, vedi, come dicevamo prima, adesso abbiamo anche la conferma. Variation. Obari, è una rivisitazione di Obari. Ah, di Obari. Un po' come i Full Action. Questo Obari qua non è mica centrata una. No, beh, ha centrato non tanto il Dankuga, ma il God Gravion l'ha centrato però come design. No, comunque la data non salta mica fuori, no, boh. Ma ce la direte ma voi più da o meno... casa. Secondo me è un 2016-2017. Vabbè dai, qualche annetto fa. Sì, non tantissimo, ma prima di un fatto che vi ho citato prima. Sì. Va bene, e... allora ragazzuoli, ancora auguri. Esatto. Bentornati. È già senza lei. Io sì. Fighe. Ma io vado a Nafta, ragazzi. Poi sono 2016. Viene a fare il brindisi. Siamo a noi, signorina. Ma si faccia sentire che... Le piace sto robottone? Sì. Ma, meno male. Lo vedi. Cin cin. E buon anno. E buon anno. Bene. Alla vostra! Da ben! Rosina!